Un saluto a tutti, grazie di essere presenti all'ultima iniziativa di Italia Medievale per il 2023. Siamo veramente contenti di poterla organizzare con la presentazione di un saggio dell'amico Jacopo Mordenti dedicato ai templari. È un argomento molto spinoso, potrei dire scottante, ma sempre attuale, no? Perché non si fa altro che parlare di loro. E quindi forse oggi riusciremo ad avere informazioni, notizie, fatti reali, veri, e non quello che si chiama, no, templarismo, che va tanto di moda. Quindi io non rubo altro tempo, perché ho voglia di sentire anch'io quello che ci raccontano i nostri due ospiti, e direi che possiamo cominciare subito dando la parola a Giorgio Livieccio, che è direttore di numerose riviste di carattere storico e che è qui in veste di coordinatore insieme all'autore del saggio. Prego, Livieccio. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo a occuparci di questo libro molto bello. E per prima cosa vorrei dire che Jacopo Mordenti, che conosco da una decina d'anni e anche qualcosa di più, è un temerario, perché con tanti argomenti di storia che ci sono in giro, si è andato a scegliere quello più rognoso, complicato, rischio di contraddizioni, che si presta anche come argomento, no? Come libro, appunto, a mille versioni moderne del templarismo, eccetera, si rischia di finire in quelle pastoie lì. E quindi è stato davvero temerario, ma bravo, perché il risultato è davvero un risultato eccezionale. Per qualità, per scrittura, per contenuti, perché anche qui c'è da fare una grande opera di passare a setaccio, diciamo, un'infinità di notizie, fonti e simili che ci sono. Infatti, la difficoltà di fare un libro come questo sui templari, innanzitutto, le fonti sono sparse in mezzo mondo, dimmi se mi sbaglio. No? Sono sparse in mezzo mondo perché vanno dall'Europa, naturalmente, ma l'Europa allargata fino alla Palestina, insomma, vicino Oriente, eccetera, e oltre. Quindi poi sono fonti, alcune non codificate, come siamo abituati per dire fatte da storici, eccetera, sono fonti delle volte di prima mano, sono documenti. Quindi bisogna andarsene a cercare, non le trovi su internet, tanto per capirci che ti compri i libri. Quindi questo è un problema. Poi le fonti sono anche tantissime. Quindi quello che ha dovuto fare Jacopo è stato un processo di selezione molto complicato. Le fonti sono anche contraddittorie. Non c'è una vulgata classica, diciamo, fare un libro su Napoleone è facile, perché sappiamo quasi tutto, quindi magari mancano dei dettagli che ogni tanto vengono fuori, però la strada è quella. Si sa, la targa, i titoli, i sconfitti, quello che ha fatto, i direttori, eccetera. Farlo sui templari è un po' più complicato, perché si sanno tante cose, ma non si sa quanto sono anche queste cose. Si passa da una fonte all'altra, delle più diverse. Quindi la bellezza di questo libro, innanzitutto, è essere riuscito a tirar fuori quello che davvero è importante, quello che davvero offre delle informazioni importanti, ma anche
avevo messo vicino delle fonti contraddittorie, perché non c'è appunto, come diceva, una locata classica. Avevo messo vicino delle schede esemplari, vale a dire, qui c'è scritto storia di monaci in armi, che è un ellissi un po' molto carina, però quello che volevo capire era un ordine più monastico o un ordine più militare? Prego. Allora, buonasera a tutti, ma rispondo subito, poi ci salutiamo con Giugarma. Allora, la risposta è che i Templari nascono come, diciamo, un ordine che riceverà una regola che li assimilerà a un ordine monastico, ma il retroterra è il retroterra della cavalleria. Nascono la Vulgata, che pure di fatto non esiste, dice che nascono all'indomani della prima crociata. In realtà un'espressione come indomani è relativamente fuorviante, perché la prima cosiddetta crociata si conclude nel 1099. L'ordine viene fondato con approssimazione nel 1120, capite bene, sono passati 21 anni, è passata sostanzialmente una generazione, quindi non c'è poi una contiguità cronologica immediata fra ordine templare e prima crociata. Ci sono una serie di passaggi in merito ai quali il quadro non è sempre chiaro, anzi spesso abbiamo dei vuoti, e lo storico si deve fermare laddove ha un vuoto che non riesce a riempire sulla base delle fonti di cui vi parlavi prima, ma è ragionevole ipotizzare che l'ordine templare nasca a partire da un gruppo di cavalieri, cosiddetti crociati, sarebbe più esatto parlare di pellegrini in armi, per così dire, intenti a fare che cosa? A svolgere un compito originariamente di polizia, di scorta a favore dei pellegrini che, recuperati i luoghi santi alla cristianità, percorrono gli itinerari della fede, e da questo compito di scorta per i pellegrini si è passati a un ordine vero e proprio, più ampio ovviamente per volumi, per numero di persone e via via per ricchezze. Sono però, attenzione bene, dei passaggi che richiedono, non dico anni, ma letteralmente decenni per manifestarsi. Sono passaggi peraltro non obbligati, quindi non c'è nessuna predestinazione, per così dire, nello sviluppo della vicenda templare, e però ecco, lo storico ha il compito, come dicevi, di mettere a confronto le fonti, anche e soprattutto laddove esse sono in contraddizione, fonti dirette, fonti indirette, fonti scritte con fonti iconografiche, archeologiche, eccetera, eccetera, per distinguere che cosa? Quello di cui si può parlare con certezza, quello di cui si può parlare con una buona approssimazione, una certa probabilità, e quello su cui semplicemente non si hanno risposte, quindi su quello bisogna tacere. Si può soltanto dire che ci sono delle suggestioni, ma mancano, ripeto, dei riscontri per portarli a avere i propri fatti. Militari, poi religiosi, militari religiosi, ma raccoglievano un'infinità di altre persone, civili, donne, gente che non si è mai mossa poi dalla propria terra, cioè non necessariamente uno pensa che i templari siano un esercito, un appello che sta in quello santo. In realtà, a prescindere dal fatto che dopo quasi subito le crociate se ne sono andati, però in realtà è diventato una specie di movimento militare, religioso, ma anche civile, nel senso che raccoglieva non solo esponenti del clero o esponenti della cavalleria, ma un po' tutti. È vero questo? Ma per certi versi è vero, e cerco di spiegare sinteticamente da che cosa arriva quella distorsione nella nostra percezione che ci fa associare i templari solo e soltanto al cavaliere bardato, no? Con tunica bianca, croce rossa. Non è inesatto parlare dei templari in questo senso, però i templari sono anche molto altro. Perché? Perché
come dicevo, dalla esperienza originale con uno specifico compito, comunque con un compito relativamente ben delineato in termini militari e pratici, si passa a un ordine. Questo passaggio che viene normato e che pone l'ordine templare sotto sostanzialmente l'autorità papale, soltanto sotto l'autorità papale, insisto su questo punto perché, come dire, si potrebbero aprire, no, ulteriori capitoli su quello specifico frangente storico, ma ecco, questo passaggio e la regola che riporto mia testimonianza fa vedere come la fluidità della esperienza templare degli origini, quindi dei primissimi anni di questa confraternita di cavalieri devoti che poi appunto passa a essere un ordine, ecco, questa fluidità viene irrigidita del tutto fisiologicamente dalla regola che accetta alcune cose, altre le rigetta, come per esempio la presenza femminile, la commistione femminile. Noi abbiamo attraverso questo, seguitemi in questo passaggio perché è importante, nel momento in cui la regola vieta alcune pratiche per il futuro, in maniera esplicita o in maniera implicita ci fa intravedere come queste pratiche in precedenza fossero, se non, come dire, caldeggiate, ma sicuramente avallate, comunque facessero parte della realtà materiale dei primi anni a Gerusalemme, dove nasce questo ordine, che poi va in qualche modo o trasportata materialmente o convertita, no? E trasportata per alimentare le spese ingentissime dei fronti di guerra che dicevo prima. È chiaro che per amministrare tutto ciò non c'è alcun bisogno di avere appunto tutti i templari bardati sul cavallo pronti a una carica di cavalleria. C'è bisogno anche non solo di figure militari tra virgolette ridotte per equipaggiamento e ruolo tattico, cosiddetti sergenti templari, faccio per dire, come avremo in gruppo poli, eccetera eccetera, ma abbiamo anche semplicemente delle figure amministrative, abbiamo delle cosiddetti fratelli di mestiere, cioè che prestano la propria opera per tutte le esigenze pratiche, mi verrebbe da dire spicciole, dell'ordine templare in termini di amministrazione, produzione e via di questo passo. Oltre a tutto ciò avremo, ma non è una prerogativa templare, vale per tantissimi ordini, vale per tutti gli ordini, mi verrebbe da dire, del Medioevo, una galassia di, chiamiamoli, partner al di fuori dello stretto ordine templare, e quindi avremo ausiliari militari, no? Avremo manodopera servile, manodopera pagata e via 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 di questo passo, una grande tra virgolette famiglia, nell'accezione classica del termine, intorno a un ordine la cui vocazione militare non verrà mai meno, ma proprio per alimentare questa vocazione ci sarà bisogno di un corollario molto, molto pragmatico, vorrei dire molto lucido, no, sulle esigenze dell'ordine. Una domanda: è stato mai fatto un censimento dei templari, cioè quanti erano fra diciamo templari, cavalieri e poi in questa era? Una stima qualcuno l'ha mai fatta, perché cioè, mi incuriosisce un po' per dire queste cose. Tutto sommato sono numeri relativamente ridotti, cioè si sta parlando di un ordine che è un ordine di qualche centinaio di cavalieri templari, e chiaramente questa cifra, ancorché vaga, andrebbe declinata poi nello specifico frangente lungo la specifica frontiera, quindi non c'è motivo di immaginare numeri particolarmente elevati, tanto più che sono numeri che si portano dietro, e qui facciamo magari un po' di fatica a immaginarci questa cosa, delle spese, come dicevo prima, molto molto importanti, perché la guerra nel Medioevo costa moltissimo. Quella dei Templari è una guerra tra virgolette anche specializzata, nel senso che noi parliamo, diciamo, della massima espressione militare dell'ordine, che è quella dei cavalieri templari. Il cavaliere templare
è un, diciamo, una risorsa umana estremamente costosa in termini di materialità dell'equipaggiamento, quindi l'equipaggiamento personale, il cavallo, meglio i cavalli di cui dispone, è una risorsa anche in termini di addestramento, perché l'immagine della cavalleria che abbiamo noi un po' in testa sostanzialmente è un'immagine che in realtà all'epoca ancora non trova un riscontro, lo troverà di lì a breve, ma ancora non trova un riscontro puntuale nella realtà materiale, per cui quello del cavaliere è in primo luogo un mestiere sotto l'egida della Chiesa, sono un ordine monastico militare sotto l'egida della Chiesa e rispondono quindi al disegno, no, della Chiesa di Roma del periodo. Ecco, i templari non si salvano individualmente parlando, nonostante esercitino la violenza, ma si salvano proprio perché mettono a disposizione della cristianità la propria ricchezza, la propria competenza, la propria capacità di fare la differenza sul campo di battaglia, sconfiggendo che cosa? Il nemico della cristianità. Quindi chiaramente non è una violenza, diciamo, scevra da considerazione e da distinguo, ma sicuramente è una violenza legittima e persino salvifica. Allora, hai accennato prima a un aspetto importante che riguarda i soldi. Il potere, sì, poi alla fine è quello che ne decreta la caduta. Allora, io i templari, a seconda, diciamo, di primoderni, insomma, di storie di autori moderni, sono stati definiti di volta in volta la prima multinazionale della storia, proprio per questa espansione in Europa e nel Vicino Oriente legata, diciamo, al business, cioè, fra molte virgolette, oppure i primi banchieri della storia. Ricevevano donazioni in quantità enormi per l'aspetto, diciamo, più religioso, che come tanti altri ordini religiosi li ricevono, anche se non combattono. E quindi poi c'è chi dice che in realtà erano usurai, ovviamente anche all'epoca del processo, che chi invece dice che si limitavano a gestire questo patrimonio per non farlo deperire, ma non a scopo di lucro. Ecco, ci spieghi un po' come funzionava tutto questo meccanismo? Grazie. Allora, il tutto si spiega con, se vogliamo, una parola che ho già impiegato, ma che torno a impiegare perché credo sia un po' la chiave di volta: pragmaticità. La storia dei templari non si scrive nel mistero, ma nella pragmaticità. Come vi dicevo prima, i templari nell'arco di qualche buon decennio si affermano da un punto di vista di presidio territoriale, di capacità di creare, trasformare, trasferire ricchezza, mettendo a punto degli strumenti e delle competenze che non hanno necessariamente diciamo un carattere rivoluzionario o straordinario. È inesatto dire, per esempio, che abbiano inventato l'assegno, come alle volte ho sentito dire, ma è senz'altro vero che sono in grado di fornire, perché sono loro stessi interessati in primo luogo a questo tipo di servizi, i servizi, per esempio, di custodia, i servizi di trasferimento. Ricordiamoci che stiamo parlando di un mondo dove non esiste la dematerialità sostanzialmente della ricchezza. E loro sono in grado di svolgere questi servizi e di svolgerli con un alto grado di affidabilità. Quindi noi abbiamo documentati i rapporti che in questo senso si instaurano con partner di primo livello in Europa, no? Che siano i papi, che siano i re, che siano esponenti dell'alta aristocrazia e così di questo passo. Non è un ordine ricco quello dei templari in un'ottica di tesaurizzazione
Vale a dire che il flusso di ricchezza è sempre e comunque orientato a quella missione di cui vi parlavo prima, cioè la presenza, il presidio in Terra Santa e sugli altri fronti, in primo luogo quello della penisola iberica. È appunto un presidio che costa ed è la prima ragione d'essere di questi flussi. La ricchezza vera, come dicevo, il tesoro vero dell'ordine è proprio in questa capacità riconosciuta e apprezzata dagli altri, più che non appunto in una desaurizzazione, no? E va detto, come accennavi tu, che questa non è una prerogativa specifica dei templari, cioè il fatto che noi l'attribuiamo ai templari è una distorsione figlia in un certo senso del templarismo. L'aspetto militare di cui che tu hai accennato, ma volevo capire un po' di più delle cose. Allora, ci sono episodi particolari in cui i templari, diciamo, hanno deciso le sorti di qualche battaglia, le cose. Tu, dico, nel libro che ho trovato, che dopo la conquista di Gerusalemme da parte dei crociati, nel 99, nei due o tre decenni successivi combattono poco, ma perché erano pigri e si dedicavano ad altro, perché le circostanze non richiedevano il loro intervento. Poi, dopo nella seconda crociata, invece si conquistano onore con le armi. E così anche nell'assedio di Ascalone. Alla fine, nell'assedio di Gerusalemme, sono da parte di Saladino, cioè quando la riconquista, sono anche pochi, se non sbaglio. Adesso non so se in questo avevo preso degli appunti, dice sono 90. Torniamo ai numeri che dicevo. Ecco, quindi cioè, sono tantissimi. Lì c'è un viavai con le persone di crociati, altri europei, eccetera. Ecco, quindi ci puoi dire qualcosa di più su questo aspetto propriamente militare dei templari? Grazie. Io credo sia necessaria una premessa. Sempre per cercare, il compito di oggi ragazzi è cercare di, diciamo, di sottrarvi alla fascinazione del templarismo o del medievalismo in un'accezione più ampia. E noi potremmo avere, consciamente o inconsciamente, in testa l'idea del fronte cristiano nella cosiddetta Terra Santa, o parliamo pure di Oriente Latino in maniera più neutra, come di un fronte compatto. È in realtà un fronte estremamente composito al proprio interno da un punto di vista politico e da un punto di vista quindi militare, animato anche da delle fibrillazioni, se non da dei propri scontri all'interno di esso, e periodicamente ravvivato da che cosa? Da ulteriori spedizioni che da Occidente, no, si prefiggono l'idea di contribuire al consolidamento della presenza cristiana nell'Oriente Latino, se possibile anche alla conquista di nuovi obiettivi o riconquista di nuovi obiettivi. I templari inizialmente, e qui davvero mi viene da dire all'indomani della prima crociata, essendo ancora tra l'altro non formalizzati, completamente sfuggenti in termini di numero, ruoli, eccetera, eccetera, probabilmente hanno, se anche esistono in nuce, sono trascurabili da un punto di vista militare, diciamo sul campo di battaglia, non su quei percorsi del pellegrinaggio che dicevamo. Cominciano ad avere un ruolo riscontrato dalle fonti a partire dalla seconda cosiddetta crociata in avanti, e avranno un, diciamo, via via assurgeranno a costante militare delle campagne dell'Oriente Latino, sia che esse vengano mosse dall'autorità laica delle quattro entità territoriali, no? Di cui si compone la Terra Santa, sia che queste campagne muovono invece, come dicevo, le spedizioni di altre istituzioni, altri sovrani, no? provenienti dall'Europa. Hanno un ruolo che da un punto di vista numerico può non essere preponderante, come dicevamo, abbiamo episodi dove il numero dei templari tutto sommato ci sembra inferiore rispetto a quanto ci potremmo aspettare, ma il vero valore aggiunto, per come almeno ci trasmettono le fonti,
dei templari è quello di rappresentare una costante affidabile, in grado non solo di affiancare militarmente questo o quell'esercito, ma anche di instradare questo o quell'esercito verso degli obiettivi realmente praticabili. Intanto che ci sono i margini per farlo, i templari rappresentano, ripeto, quel cordone fra Occidente e Oriente Latino, tale per cui i due estremi ancora si parlano e in qualche modo hanno degli obiettivi comuni. Quando questo cordone sostanzialmente si spezza, i templari passeranno, i templari anche gli altri ordini monastico-militari, come dicevo, ci sono alcuni aspetti che non sono affatto delle prerogative, gli ordini monastico-militari verranno visti in un certo modo come un qualcosa di ormai ridondante e autoreferenziale. Dobbiamo misurarci oggi a quello dell'immaginare la cavalleria come qualcosa appunto di già definito e in un certo senso romantico. No, ripeto, è un mestiere, a questa altezza cronologica, la cavalleria, e non è necessariamente disciplinata come possiamo immaginarla noi. Il valore aggiunto in termini anche militari dei templari e degli ordini monastici militari è una capacità di disciplinare la presenza sul campo di battaglia, i tragitti verso il campo di battaglia, il che non si può sempre dire degli eserciti cosiddetti crociati, che a volte sono composti in maniera traversata, se possiamo usare questa espressione. Quindi sì, una presenza costante e importante. Sì, infatti, come ha detto giustamente Jacopo, l'Oriente latino all'epoca non era suddiviso, quanti erano? 4, che si facevano anche la guerra su loro, si scannavano per il potere, poi sono i bizantini su, come al solito facevano i bizantini, ti aiuto ma anche no, cose del genere. E quindi voglio dire, avere un punto di riferimento mi sembra che sia stata una cosa molto importante per il ruolo in questo senso. Poi tu dici nel libro che arrivato a un certo punto i templari cercano di usare anche la diplomazia con i loro conterranei, non con i nemici, giusto, no? E bloccano i tentativi di crociate di Riccardo Corleone di riconquistare Gerusalemme. Questo mi sembra una cosa importante perché delinea un altro ruolo, cioè non di semplici combattenti, ma diventano quasi dei consiglieri diplomatici, giusto? Proprio per quella conoscenza del territorio e del nemico, ripeto, sarebbe più corretto dire nemici, che loro possono vantare, e quelli di cui vi parlavo prima, gli eserciti cosiddetti crociati che dall'Europa arrivano in Terra Santa, non necessariamente hanno. Gerusalemme, che nel nostro immaginario rappresenta la città per antonomasia dell'Oriente Latino, è una città che chi conosce, diciamo, la realtà militare della Terra Santa sa perfettamente essere indifendibile. Indifendibile, altissimo valore, se vogliamo, intellettuale, immaginifico, scarsissimo valore da un punto di vista militare, o meglio, rappresenta Gerusalemme un onere, tale per cui si consiglia di non perseguire in più occasioni una campagna di riconquista di Gerusalemme, dopo che Saladino nel 1187 la riconquista a sua volta. Episodi di questo genere, cioè obiettivi tanto cari all'immaginario occidentale, messi in discussione dalla pragmaticità, torno su questo concetto, degli eserciti invece di Terra Santa, ordini militari in testa, ecco, su questa diatriba si innesteranno una serie di incomprensioni e di scontri che poi alimenteranno quel dibattito intorno all'opportunità o meno che gli ordini monastico-militari continuino
ad esistere. Oggi le fonti, però, se realizzate criticamente, ci fanno proprio percepire questo scarto, alle volte anche drammatico. Io riporto alcuni esempi, attingendo a una fonte che tutto sommato conosco abbastanza bene, che è la cosiddetta cronaca del Templare di Tiro, che peraltro non era un templare, ma che è un testimone oculare degli ultimissimi decenni di vita dell'ordine, quindi assiste personalmente a una serie di fatti. Quando riporta a Nebbio, già qui non ha assistito, li riporta verosimilmente attingendo a testimonianze comunque di contemporanei. E in più di un'occasione il Templare di Tiro riporta incomprensioni intorno agli obiettivi, per cui abbiamo un esempio degli anni 60 del 200, no? La presenza ad Acri dei figli illegittimi del re d'Aragona, che sono pronti per la battaglia perché vedono l'esercito nemico schierato al di fuori della città. In effetti vengono dall'Europa proprio per combattere, l'occasione è perfetta, ritengono probabilmente di poter fare la differenza sui templari, in primo luogo a frenarli, a posto di sorbirsi gli insulti. La fonte è del tutto esplicita su questo. Perché? Perché i templari, che più o meno sanno dove si va a parare, hanno subodorato che quella messa in campo dall'esercito del nemico è una trappola, a boccare ad essa vorrebbe dire mettere a repentaglio la tenuta stessa della città. E Acri vale molto di più di un singolo episodio vittorioso. E questo scatto è proprio quello su cui io insisto tanto. Perché? Perché il pellegrino armato, o il crociato per dir si voglia, esprime un voto ottemperato il quale saluta tutti e torna a casa. Non è il caso dei templari e non è il caso della cristianità, che ormai si trova in Terra Santa da lunghissimo tempo. È anche inesatto parlare, come alle volte capita, in perfetta buona fede, no? di Oriente Latino come di una sorta di colonia dell'Europa. Le cose sono un pochino diverse, in maniera larghissimamente inaspettata, e che prende il via, probabilmente, o almeno io mi sono fatto questa idea sulla base delle fonti a disposizione, come effetto collaterale di uno scontro tutto politico fra il re di Francia e il papato, fra Clemente V, un papa malato, molto malato, che eredita la spinosissima eredità politica di Bonifacio VIII, e il re di Francia, Filippo IV il Bello, che è il suo entourage più stretto sostanzialmente, che utilizzano i templari come un bersaglio collaterale per mettere sotto pressione Clemente V, minacciando il processo alla memoria di Bonifacio VIII, cercando di incassare l'avallo papale su alcune istanze politiche del Regno di Francia, che con i templari in senso stretto non hanno sostanzialmente molto a che fare. Chiaramente il Regno di Francia, l'istruttoria ad arte del Regno di Francia, metterà insieme, no, una serie di circostanze sfavorevoli ai templari, o meglio, risulterà sfavorevole la combinazione artatamente realizzata dalla corona di Francia. Per cui avremo che cosa? Un fallimento materiale alle spalle che è inappellabile. Nel 1291 l'esperienza della Terra Santa si è conclusa. Vogliamo provare a recuperarla? Sì, però partiamo con il freno a mano tirato, questo è chiaro a tutti. Abbiamo che cosa? Un immaginario che fa leva sulla demonologia e sull'eresia, che combina le due cose insieme. Questa combinazione non mi ci annoio, ma non è banale, non è scontata. Assistiamo a uno dei primi esempi di combinazione fra processo per eresia e immaginario demonologico. Abbiamo la capacità
da parte del re di Francia di esercitare una violenza fattuale a danno dei membri dell'ordine o di chi provi a prenderne le difese, per cui la storia dei processi inframmezzata dai tentativi del Papa di recuperare il controllo del procedimento è una storia fatta non solo e non tanto direi di torture, che pure ci sono, ma direi anche e soprattutto di intimidazioni, incarcerazioni, manipolazione dell'opinione pubblica. Questa stagione prende il via, ripeto, inaspettatamente nel 1307 e paradossalmente prende il via sulla base di una richiesta del maestro templare. Nel saggio scrivo anche come si arriva a questo. Si concluderà, per quanto riguarda l'ordine, nel 1312. Ho voluto riportare la data in maniera esplicita, quindi una stagione quinquennale dei processi. L'ordine verrà soppresso non perché colpevole, ma perché inutile. Questo è un dettaglio importante: non si arriverà mai a giudicare colpevole l'ordine templare delle colpe ascritte, gli vale a dire quello di praticare un rito di ammissione all'ordine per i propri membri, un rito eretico dove si venera una qualche forma demoniaca, si sputa sulla croce, eccetera, eccetera, eccetera. Verrà soppresso nel 1312 con un atto di imperio di Clemente V sotto l'estrema pressione di Filippo IV il Bello, perché è giudicato ormai sostanzialmente compromesso. Nel 1314, quindi 2 anni più tardi, avremo gli ultimissimi roghi templari con quello in primo luogo di Giacomo de Molay, ancora detenuto a Parigi. Nota, dico con tutta la delicatezza del caso, di colore, però è bene che, come dire, se non lo avete chiaro, lo abbiate: i templari che finiscono sul rogo non finiscono sul rogo perché eretici, ma finiscono sul rogo in quanto relapsi, vale a dire vengono imprigionati, vengono interrogati con i mezzi del caso, eventualmente la tortura, confessano una qualche colpa di quelle ascrittegli, quindi delle colpe eretiche, poniamo, dopodiché si illudono in un qualche modo, ritengono di poter portare avanti la propria difesa a titolo personale, a titolo dell'ordine, ritrattano la deposizione fatta inizialmente, quindi ridepongono, cadono in contraddizione con la prima deposizione nella quale si erano dichiarati colpevoli, è questa contraddizione che li riporta in errore, relapsi, e che quindi li consegna sostanzialmente al braccio secolare per l'esecuzione, tipicamente il rogo. Come in generale sugli altri ordini, no? È forse più sfaccettata di quanto potremmo ritenere, quindi abbiamo anche degli esempi, e io un pochino devo dirti mi soffermo su questo perché lo ritengo molto interessante, di come in un certo senso l'opinione pubblica manifesti anche delle perplessità sul fenomeno crociato in senso lato e su quello degli ordini monastici comunitari, magari dei templari specificamente, manifesti delle perplessità e sia in grado anche di fare del sarcasmo, tra virgolette. Uno del vede in questo senso è il cosiddetto romanzo di Renard. Esatto, la Volpe Renard. Siamo in pieno XIII secolo, quindi nei confronti dell'esperienza templare siamo in quella che, con un'ottica un po' distorta ex post, potremmo dire parabola discendente. In realtà, ripeto, è una percezione distorta, ma è significativo che in quella stagione si abbiano delle testimonianze letterarie. Per chi non conosce, la Volpe Renard è questo personaggio antropomorfo, sostanzialmente una volpe che rappresenta in un certo modo la malizia, la furbizia del mondo, e che ha come interlocutori ospedalieri e templari, sostanzialmente, i quali vorrebbero portare Renard dalla propria parte. È chiaro che qui c'è
un forte sarcasmo verso, forte accusa, diciamolo pure, verso gli ordini militari. Perché? Perché significa che in quel frangente c'è un pubblico che recepisce un messaggio che vede questi stessi ordini confliggere fra loro, non per la loro missione d'origine in realtà, ma per le ricchezze, il potere politico per il quale sono pronti anche a farsi la guerra tra di loro, entrare in contrasto tra di loro. La riporto, questa non è solo una questione di sensibilità, per capirci, è anche una questione di peso politico di Rinaldo di Concorenzi, in un momento in cui la sede episcopale di Ravenna ha comunque un peso specifico ancora molto, molto, molto. È stato coraggioso ed è stato anche determinato, perché quando gli inquisitori e poi il Papa chiedono di riaprire in un certo senso i procedimenti e riprocedere con, lui chiude i procedimenti così come sono. E la tortura, per quanto riguarda la sua competenza, non verrà mai applicata. Ma io riporto questa stagione processuale con il distinguo del caso, perché avremo anche degli esempi in un certo senso affascinanti, come quello inglese, dove non si trova nessuno che sia in grado di torturare i templari. Perciò si pone anche il problema di come interrogarli in assenza di questi strumenti, perché in assenza di questi strumenti non arrivano le confessioni, la posizione del Papa nei confronti di Filippo il Bello si indebolisce, perché, la traduco in maniera molto, molto gergale, Filippo ha l'agio di dire: vedi che se non ci penso io tu non cavi un ragno dal buco, sostanzialmente, no? E quindi paradossalmente è proprio il Papa che chiede a un certo punto di riaprire i procedimenti esercitando la tortura se necessario, ma ha bisogno che qualcosa in qualche modo emerga. Io direi che possiamo salutarci, farci gli auguri e buon fine settimana e buone feste. Grazie.